È il momento del giardinaggio. Fare giardinaggio è una vera e propria terapia. Non solo, serve anche ad abbellire la nostra città con balconi fioriti, giardini fioriti, terrazze da cui vediamo scendere delle semplici edere o dei magnifici fiori quando è il periodo. Qui abbiamo in studio il nostro Lorenzo Ciao. Tinacci di Natura Shop che ci aiuterà a capire quali sono le piante giuste da poter comprare adesso, mettere adesso e come gestirle. Certo, buonasera, salve a tutti. Abbiamo portato un po' tutti i tipi di piante per abbellire il nostro terrazzo o anche il nostro giardino d'inverno, in cui possiamo trovare la gioia di uscire dal balcone anche in giornate grigie e trovare piante con dei fiori che ci possono anche migliorare la giornata, Insomma, è volendo. tutta una questione molto, molto poetica, anche se proprio dietro al giardinaggio si muove veramente anche tanto, tanto denaro, perché è una vera e propria passione. Però abbiamo delle fotografie che ci mostrano alcuni esempi di come possa essere variegato e particolare anche il nostro inverno. Certo. E vedete, sono queste, sono delle eriche, cosa Abbiamo sono? delle eriche invernali, abbiamo la calluna, abbiamo la possibilità con delle semplici piante molto rustiche. Qui abbiamo invece del cavolo ornamentale, è molto simpatico, sono delle novità praticamente delle piante create negli ultimi anni per dare ancora più colore. E i Qui classici invece abbiamo cicladini. ciclamini, sì, contornati con altre piante, sempre verdi, un piccolo bonumus dietro. E abbiamo la possibilità di creare delle fioriere con delle piante sempre verdi e alternarle con le fioriture stagionali. Allora, vediamo adesso che cosa possiamo mettere e come anche proteggerle, perché ancora fino alla fine di marzo le temperature sono abbastanza rigide, arrivano sotto zero. Sì, allora abbiamo piante più rustiche e abbiamo invece piante adatte all'inverno. All'inverno perché praticamente come queste pansè, che sono mini pansè. Che carine, le famose zole del Sì. pensiero, che poi sono quelle, mi sembra che durano, hanno una fioritura fino addirittura Sì, a maggio inoltrato, vero? fino alla primavera inoltrata e diciamo che sono molto rustiche rispetto anche alla pansè singola, che se piove molto tende un pochino ad abbassare la testa perché ha una dimensione maggiore. Queste sono molto contenute, hanno dei prezzi contenuti, quindi con poco riusciamo anche ad abbellire il nostro terrazzo e danno soddisfazione. Perché sono molto, danno delle, quasi delle infiorescenze, sembrano Sì, diventare, sì. vero? E poi E vedo che hai poi. portato un'altra mia passione, che invece è questo che io chiamo il biancospino invernale, ma è un nome Sì, sbagliato. Che viene cos'è? chiamato anche raspo, se no è liberis. Liberis è uno tra i primi a fioridi, specie se coltivato inizialmente in serra fredda. E anche questa è una pianta molto rustica che crea dei cespugli bassi, molto grandi, non necessita di potature, non necessita di acqua. Ed è perenne però Ed è questa. Quindi perenne, sì. un Quindi. investimento che fate una volta. Sì, infatti. Se no abbiamo anche le classiche pratoline, qui in varietà doppia. Praticamente attraverso delle selezioni, delle cultivar, siamo arrivati ad avere dalla semplice pratolina un fiore molto, molto bello, molto ricco e anche questo con 60 centesimi a piantina. Quindi Quindi pensate, proprio poco. E invece parliamo delle le primuline, quelle primule. che poi sono quelle che a San Gimignano alla fine appaiono per Santa Fina, no? Sì, le primule allora, sono il fiore per eccellenza, esce non appena il tempo rigido comincia a dar tregua. Quindi si chiama primula perché è la prima che inizia a fiorire e dà anche diciamo, la sensazione che l'inverno stia finendo. Quindi sono queste fioriture che ci danno anche lo scandire delle stagioni, ci permettono di avere un terrazzo o un giardino sempre fiorito in tutte le stagioni, perché qui abbiamo quelle invernali, poi a seguirsi abbiamo quelle primaverili estive. E poi con poco, perché l'importante è quello, riusciamo a creare un bel balcone. Abbiamo oltretutto anche i bulbi. Ecco, infatti le bulbace, che sono tanto eleganti, per esempio i giacinti e profumate, appena però danno il loro bel fiore, siamo costretti a vederle morire. Invece mi spiegavi che Sì, bisogna sì, infatti recuperarle, no? le bulbace sono delle piante da trattare come perenni, anzi, se messe a terra, le piante si moltiplicano facilmente da sole,
quindi magari comprando solo tre bulbi in una piccola aiola riusciamo ad avere in pochi anni una aiola fiorita, piena di bulbi, senza spendere niente, senza creare altro lavoro. Quindi ci suggerisci degli investimenti. Sì. E poi queste primule che io amo tanto e che sono così allegre, si tende a comprarle per tenerle dentro casa, ma in realtà è un grosso errore perché sono tutte piante che possiamo mettere a casa magari in modo episodico se abbiamo persone a cena, ma devono subito tornare all'aria aperta, no? Certo, sì, sono tutte piante da esterno. Ora dobbiamo dire che la primulina, questa più piccola, sopporta anche grandi gelate, quella magari in posti un pochino più riparati, però senz'altro prediligono tutte zone in piena luce e all'aperto. Magari se uno ha una serra fredda, un giardino d'inverno, come veniva chiamato una volta, sono tutte piante da poter utilizzare per creare un ambiente piacevole. E poi anche quindi per recuperarle. Invece senti, hai accanto a te una pianta che è il famoso garofanino o come chiamavano la prezzolina, perché poi tende a moltiplicarsi e il cui profumo è assolutamente irresistibile. I segreti di questa pianta? Allora, i segreti di questa pianta è una pianta molto rustica, è una pianta che costa poco anche questa, e è una pianta che non prende malattie, quindi è molto importante per chi vuole fare un giardino naturale dove non vuole usare degli insetticidi, e è una pianta che praticamente è rifiorente. Questo è il bello, perché anche questa, come potete ben vedere, è piena di boccioli, oltre ad avere già una fioritura. Resiste bene al freddo e, importante, resiste bene anche alla siccità. Quindi, insomma, è una pianta che magari andrebbe rivalorizzata. Eh sì, perché sono quelle piante, potremmo dire, più quasi dei primi del Novecento e che servono molto anche per le cosiddette bordure o per quelli che sono i giardini dove abbiamo quella parte di sassi che delimitano dei viottoli, no? Sì, sì, come bordura, come praticamente rifinitura sono eccellenti perché creano un cuscino continuo e una fioritura. Sì, tra l'altro. Sì, infatti. Senti, invece allora proviamo un attimo a comporre un vaso, ma soprattutto vogliamo capire come le proteggiamo adesso queste piantine? Hai detto che più o meno tutte resistono. Queste non hanno bisogno di nessuna copertura. Ma per esempio la stella di Natale, io ne ho tante, tutte non belle, ma mi dispiace, la stella di Natale, la stella di Natale è una pianta abbastanza, diciamo, rustica, ma dobbiamo conoscerla anche per poterla far rifiorire l'anno dopo. Rifiorire tra virgolette, perché la fioritura, intendiamo noi, è soltanto il colore che prende la foglia. La foglia, certo. Ma quindi che cosa facciamo? Le tagliamo? La pianta deve essere tagliata una volta che praticamente le foglie rosse sono cascate, deve essere potata, riposta in una zona non molto luminosa della casa o comunque di una serra fredda, e deve essere concimata con concime o liquido o naturale, come faccio io, che io uso soltanto concime organico. È importante perché l'anno dopo la stella di Natale abbia la possibilità di riavere queste bratte rosse e dare molto sostanza sia di magnesio che potassio, che sono le due sostanze che ci servono a per dare il colore. Sì. Senti, invece parliamo proprio un breve accenno, le gardenie, le camelie, le rose e le ortensie. Camelie, ma proprio una parola, perché voglio allora, vedere le poi... Le camelie sono innanzitutto acidofile. Quindi dobbiamo usare, cosa importante, concimi per piante acidofile. Quando andiamo a acquistarlo, dobbiamo acquistare un concime per piante acidofile, altrimenti modifichiamo il pH. Modificando il pH la pianta comincia a star male, perché hanno bisogno di un pH acido, altrimenti non riescono a fare praticamente a prendere il ferro che è nel terreno che e a sintetizzarlo. Per sviluppare. Sì. E anche queste, come tutte le piante da fiore, sia acidofile sia non acidofile, hanno bisogno del potassio, che sarebbe quello che aiuta la fioritura. Quindi hanno bisogno di concimi che abbiano azoto, potassio, magnesio, un concime bilanciato. E le gardenie, allora, le gardenie sempre acidofile, più moderatamente rispetto alla camelia, però l'unico difetto, tra virgolette, se si può dire, rispetto alla camelia, è che qui da noi la gardenia
soffre gelate. Ecco, quindi questa va veramente sì, protetta. Questa quando arrivano le gelate, ora se è su un balcone vicino al muro non c'è problemi. Se invece viene messa in un giardino all'aperto, durante l'inverno sarebbe bene coprirla con un tessuto montessuto. Ecco, allora il concime come dobbiamo prepararlo? Mi hai spiegato? Allora, il terriccio, innanzitutto il terriccio... Il terriccio. Sì, il terriccio deve essere un terriccio soffice, prima cosa, con anche presenza di torba, leggermente torboso. Che serve per trattenere... Sì, per trattenere l'umidità, serve anche per dargli un pochino più di leggerezza, di renderlo meno compatto. Con l'aggiunta di perlite, che gli dà praticamente quella areazione e trattiene un pochino l'umidità. Quindi facilita l'uscita dell'acqua in eccesso, però ci trattiene quell'umidità giusta perché la pianta riesca ad assorbirla e non ci marcisce le radici. Allora, diciamo che questo forse è il momento in cui possiamo un attimo riguardare i nostri balconi o i nostri giardini. Queste sono le indicazioni delle piante che sicuramente fino a perlomeno ad aprile ci allieteranno, ma parlando delle viole pansè ancora più in là, e noi ci risentiremo presto perché dobbiamo parlare della potatura dei limoni, di come comportarsi, quando tirarli fuori dalle serre e meno. E poi vorrei finire invece con ringraziarti per la mimosa. E della mimosa che cosa dobbiamo fare oltre che tagliarla tutta perché ci piace tanto? Allora, la mimosa è una pianta bellissima, cresce velocemente, ricordiamoci va piantata in una zona riparata dai venti freddi e dalle ghiacciate. E in casa per farla durare di più? E in casa dobbiamo metterla in un vaso con dell'acqua e magari aggiungersi anche un concime liquido, in modo tale che la pianta continua per alcuni giorni, se non qualche settimana, a prendere sostanze e rimane fiorita. Allora non ci resta che ricordare che la nostra città può veramente cambiare, e forse una fotografia riusciamo a mandarla proprio in chiusura, riesce a cambiare connotato proprio grazie a quello che sono i fiori e colui che un giardiniere esperto riesce a darci i consigli giusti sia per investire in modo corretto, senza magari un anno si può spendere di più in una bella pianta e l'anno dopo invece compriamo delle piantine che durano meno. Questi sono i nostri consigli di giardinaggio e vi ricordo che i fiori fanno tanto tanto bene, a guardarli e basta, ma non solo. Certo. È vero, grazie, grazie, a grazie voi. Lorenzo grazie a te. E a presto. A presto, grazie.